Ciao a tutti e benvenuti e benvenute nel podcast di Italiano Bello. Oggi ho di nuovo qui con me Paul, che avete già conosciuto in una intervista, ma oggi vorrei parlare con lui di un argomento diverso, cioè di viaggi in Italia, di vacanze. Paul, vuoi presentarti brevemente e dire chi sei? Ok, grazie per avermi invitato. Mi chiamo Paul, ho 64 anni, sono in pensione da 7 anni. Ho lavorato come postino per 35 anni e ho visitato Italia 2 volte. Grazie. Allora ti chiedo di parlare di questi due viaggi in Italia che hai fatto. Dove sei stato, quando e perché? Il mio primo viaggio è stato nel 2007. Abbiamo visitato solo Milano e il Trentino. Milano perché abbiamo ospitato uno studente da Milano nel 2001 e 2002 per l'anno scolastico. Abbiamo trovato i genitori e lo studente a Milano. E poi siamo andati in Trentino perché i miei nonni provenivano da un piccolo paese, si chiama San Lorenzo d'Orsino in Trentino, e ho una prozia che vive lì. Abbiamo anche visitato un museo a Bolzano, molto interessante perché sembra un po' italiano e un po' tedesco. Eh sì, il Trentino e soprattutto il Sud Tirol è una regione un po' strana perché è a metà tra l'Italia e la Germania, è vero. E quindi siete stati proprio a San Lorenzo? Sì, per una settimana. E hai conosciuto la tua prozia? L'avevi già conosciuta o è stato il primo incontro? Era il primo incontro, ma ho mandato messaggi con il suo figlio Capito. prima di arrivare a San Lorenzo. E avete potuto comunicare in italiano? Nel 2007 no, ho studiato per quasi un anno e pensavo che il mio livello di italiano è stato abbastanza bene, ma in realtà ho capito quasi niente. E quindi come non avete comunicato? Perché immagino che lei non sappia l'inglese. Sì, abbiamo comunicato Con i un po', gesti. Che sì, esatto, esatto. bello. Hai in programma di tornare in Italia, in Trentino? Perché adesso probabilmente riusciresti a parlare con lei. Sì, abbiamo visitato Trentino per una seconda volta lo scorso settembre. E il piano è di ritornare nel settembre o ottobre di 2025. Che bello. E com'è andata la seconda visita? Ci sono state differenze? Sei riuscito a parlare meglio? È andato meglio, ma ancora ho avuto problemi di capire. Forse perché la mia prozia ha parlato in dialetto, non lo so, Può in essere, può essere. realtà non lo so, ma è andato meglio. Ho parlato con sua figlia
con me ha parlato lentamente e chiara e abbiamo avuto una conversazione. Bene, quindi sei stato 2 volte in Italia, se ho capito bene, la prima volta a Milano in Trentino e la seconda volta solo in Trentino, giusto? Ah, no, no, non è vero. La seconda volta siamo arrivati a Roma, abbiamo passato 2 giorni a Roma, un giorno alla costa, un paese si chiama San Vincenzo, poi siamo guidato, no, Avete guidato? Sì. abbiamo guidato Volterra e San Gimignano, Grossano, incredibile, bello, sì. incredibile. E poi 4 giorni a Firenze, una città meravigliosa. Dopo Firenze, abbiamo guidato a Modena per visitare un posto dove fanno Aceto. aceto balsamico. Ah, non lo so se si chiama acetaio, non ho mai sentito questa parola, ma può essere. Io non ho mai Ok. visitato un acetaio. Ok. Ma dopo Modena abbiamo pranzato con due partner linguistici, uno di Lodi e uno di Piacenza, forse, Piacenza. Che molto divertente. bello, che bello. E quindi quanto tempo siete rimasti in Italia in questo secondo viaggio? Quasi 2 settimane, se mi ricordo bene. 11 giorni e poi siamo andati a Scozia per 3 giorni. Che bello. E quando viaggi, come organizzi i tuoi viaggi? Sei una persona che pianifica molto oppure vai all'ultimo momento? No, no, de devo organizzarmi. Il prossimo viaggio in Italia ho programmato il viaggio con mia nuora. E dove andrete questa volta? Dove viaggerete? Era la seconda volta Ah, ho quando capito. siamo arrivati Pensavo a Roma. che tu stessi parlando del prossimo viaggio nel futuro. No, 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 non abbiamo fatto programmi ancora, ma Non ancora. presto. Voglio Eh sì. presto. Se andate a settembre-ottobre, bisogna iniziare tra un po'. Sì. Anche perché vieni da lontano, quindi naturalmente bisogna prendere i biglietti dell'aereo. Ah, volevo chiederti, quando siete stati in Italia, avete noleggiato un'automobile? Penso di sì, perché hai detto che avete guidato. Sì, la prima volta ho guidato la macchina con mia moglie e mia figlia. La seconda volta ancora abbiamo noleggiato una macchina, ma mio figlio e mia nuora hanno fatto tutti i guidatori. I guidatori, sì, hanno fatto Ok, o gli ok. autisti. E com'è guidare a sinistra? È la stessa qui negli Stati Uniti. Ah, ah sì? Ma sì, ma Ah, quando ero a Scozia lì è è al stato contrario. diverso. È un grande problema È in vero, Scozia. mi sono confusa, hai ragione. Voi guidate come noi, quello è un grande aiuto. Sì. E invece, cosa ti è piaciuto di più dell'Italia o degli italiani nei tuoi viaggi? E una cosa invece che ti è piaciuta meno o un problema che c'è stato, magari qualcosa che è diverso in Italia rispetto agli Stati Uniti?
La cosa per me più piacevole è stato incontrare mia prozia, i miei partner linguistici. Hanno fatto il viaggio molto speciale. I Dolomiti nel Trentino sono incredibili, specialmente a tramonto. Ho avuto solo una esperienza negativa. Quando ho visitato il Castel Stenico in Trentino, ho parcheggiato la macchina in uno spazio per la dipendente. Grazie. Ok. Questa era la prima volta ho visitato l'Italia. Prima di arrivare in Italia ho imparato a dire molto, molto buono, molto meno, molto bene la frase "non posso parlare italiano bene". Ok. Quando ho parcheggiato nello spazio, una donna si è arrabbiata con me e mi ha detto molte cose che non ho capito. E ho detto perfettamente: "Non posso parlare italiano". E la donna ha detto: "No, no, capisce tutto, capisce tutto". Quindi è rimasta arrabbiata. Sì. Non ha funzionato. Ma due altri uomini che hanno lavorato al castello ha fatto la pace. Meno male. Che bello. Eh sì, come dici tu, è molto bello viaggiare quando andiamo a trovare una persona. Anche a me piace molto fare i viaggi quando so che c'è qualcuno che devo incontrare. Come hai detto tu, rende i viaggi più speciali. Sì. Bene, grazie. Penso che farà piacere agli ascoltatori, viaggiare con la mente, con la fantasia. E chissà se faremo un'altra intervista insieme. Intanto ti auguro dei buoni viaggi in Italia. Ok, grazie Irene.